Buongiorno a tutti, eccoci qui. Dovreste essere in grado di sentirmi e vedermi. Io mi presento brevemente, sono Edoardo Mocini e sono un medico specialista in scienza dell'alimentazione. E siamo qui oggi per parlare di calorie. Spero che alla fine riusciamo insieme a trovare la quadra su un argomento molto complesso. E che io riesca a trasmettervi il messaggio che vorrei riuscire a veicolare, e cioè l'unione di una parte più nozionistica, divulgativa sul tema delle calorie e del metabolismo, dei metodi che usiamo per misurarlo e per calcolarlo, che magari possono interessare maggiormente chi tra di voi è interessato nell'ambito delle materie scientifiche, ma possono comunque fornire un contesto a tutti, per poi cercare di arrivare a capire come queste informazioni trovano spazio all'interno della quotidianità. E faccio piccolo spoiler nel dire che trovano poco spazio in senso, diciamo, di riferimento specifico a numeri e calcoli. Trovano uno spazio grande per quanto riguarda poi il risultato, ma poco spazio per quanto riguarda i calcoli. Potete farmi, se volete, domande in chat. Io cerco di leggerle nel frattempo. Nel frattempo leggo il buongiorno di Amedeo. Buongiorno, credo che mi stiate seguendo sia come classi che come eventuali studenti in DAD, e non so bene ancora quanto e se è presente la DAD nelle vostre scuole. E detto questo, io inizierei. Qualunque cosa in caso mi scrivete, mi interrompete. Questo webinar si diciamo, inserisce nell'ambito di tutte le attività dell'AIRC, della sezione scuola AIRC, che trovate qui a questo indirizzo, che quindi comprende non solo webinar, ma appunto anche materiali, contest, video, newsletter e anche l'iniziativa Cancro Io Ti Boccio, di cui magari parliamo molto brevemente dopo, giusto per darvi qualche informazione, perché è una bella iniziativa che mi piace sostenere da tempo. Questo sono io, quindi andiamo e vediamo le calorie. Le calorie e il metabolismo. Contare le calorie conta, è il punto interrogativo, è il titolo che abbiamo dato al webinar, proprio per dare da subito un'indicazione di quella che poteva essere una cosa non scontata, perché in realtà, come sapete, le calorie sono molto presenti nella nostra narrazione quotidiana e molti sono gli strumenti che vengono forniti alle persone per calcolarle e poi calarle nella propria quotidianità. Iniziamo, insomma, da una concezione abbastanza ovvia, cioè il fatto che l'organismo, il corpo umano, funziona esattamente come una macchina. È una macchina molto, molto complessa, perché non è il frutto della pianificazione di qualcuno con una mente semplice come possono essere le nostre, ma a prescindere, insomma, dalle idee religiose di tutti, è scienza alla mano, il frutto dell'evoluzione e quindi della selezione di quelli che erano meccanismi che permettessero di risparmiare quante più energie possibile e di funzionare con il massimo risultato possibile. Rivedremo dopo questo concetto, perché in realtà è strettamente collegato con le difficoltà che oggi abbiamo nella gestione delle calorie. Una delle prime misconception, diciamo, dei primi fraintendimenti che abbiamo quando si parla di calorie e di metabolismo è l'idea che noi consumiamo calorie nelle azioni che facciamo e basta. È ovviamente vero che consumiamo calorie quando facciamo cose, ma in realtà il nostro corpo, il nostro organismo è costantemente in attività. E infatti, quando noi andiamo a vedere il metabolismo basale, ci riferiamo a quello che succederebbe
nel consumo calorico senza in realtà svolgere alcuna attività, proprio in qualunque momento, mentre si dorme o addirittura, insomma, per le persone che purtroppo si trovano in stato comatoso, c'è comunque il consumo di calorie, perché gran parte del nostro metabolismo in realtà deriva da tutti quei processi che vanno che sono in corso senza che noi ce ne rendiamo conto, come la respirazione, il battito del cuore, il lavoro del nostro sistema digerente, di tutti gli organi e il lavoro del nostro cervello in larghissima parte. Ovviamente a questo si sommano tutte le richieste energetiche per muoversi, studiare, fare sport e lavorare. Altro elemento che poi entra nel bilancio è quello del mantenimento della temperatura corporea, perché noi siamo animali a sangue caldo e quindi abbiamo la necessità di spendere energie per mantenerci in una data temperatura. Quando ci riferiamo al nostro corpo come una macchina, ogni macchina ha il suo carburante, per noi questo carburante è il cibo, e il cibo svolge sicuramente molte altre funzioni, ma dal punto di vista della gestione delle risorse energetiche, possiamo considerare il cibo come energia. Le calorie alimentari sono proprio quell'apporto di energia, e quindi calorico, che un alimento può fornirci. In termini più biochimici, o anzi propriamente chimici, la caloria altro non è che quell'energia che consideriamo necessaria per scaldare 1 litro di acqua da 14,5 gradi a 15,5 gradi centigradi. L'unità di misura che si utilizza è la chilocaloria, che è quella che poi trovate insomma, soprattutto sulle tabelle nutrizionali, no? Degli alimenti che compriamo nei nostri supermercati, oppure nei dispendi energetici, o sugli schermi dei nostri tapis roulant quando corriamo in palestra. Tuttavia, in realtà, nel sistema di misura internazionale, sapete che le unità di misura sono gestite da sistemi diversi, le calorie sono misurate in kilojoule e una caloria equivale a 4,186 joule. Il termine metabolismo deriva invece dal greco metabolè, che significa proprio cambiamento, trasformazione. E in realtà, quando ci riferiamo al metabolismo, intendiamo tutti i processi chimici che avvengono all'interno del nostro corpo, quindi quelli biochimici, finalizzati a trasformare in energia le sostanze che assumiamo. Un'energia che poi viene utilizzata. Quando poi ci riferiamo invece al fabbisogno, utilizziamo altri termini come il metabolismo basale. Se ci riferiamo al metabolismo, dobbiamo fondamentalmente dividerlo, vado molto a semplificare, in due grandi categorie, che sono quelle cataboliche e anaboliche. Il catabolismo è il metabolismo distruttivo, quello che scompone le molecole introdotte con il cibo in altre che poi vengono utilizzate sia per produrre energia che per altri scopi biochimici, sempre finalizzati in ultimo alla produzione di energia. Per quanto riguarda le sostanze nutritive che poi noi andiamo a trasformare, sappiamo che dal punto di vista evoluzionistico, ovviamente il nostro corpo ha sviluppato dei sistemi che permettono di ottimizzare quanto più possibile l'utilizzo dei substrati biochimici, delle sostanze chimiche, per cercare di non sprecare niente fondamentalmente. E altro poi componente è quello anabolico, perché noi riconosciamo che ovviamente l'introduzione di cibo ha lo scopo di creare energia, però inevitabilmente il nostro corpo ha necessità di processi che sicuramente richiedono energia, ma che vanno anche a creare, tra virgolette, nuovi tessuti partendo da molecole di partenza, che quindi non svolgono esclusivamente una funzione energetica, ma anche strutturale, quello che dal punto di vista, insomma, della narrazione più divulgativa, soprattutto di classi più piccole delle vostre, riguarda le proteine, insomma, raccontate come i mattoncini, no? Che poi vanno a costituire il nostro corpo e che sono la principale forma strutturale del nostro corpo. Ma non c'è solo struttura,
C'è anche riserva energetica, perché il grasso svolge sicuramente un compito anche esclusivamente strutturale in alcuni ambiti, non so, insomma, alcune parti anche banalmente della nostra estetica, del nostro viso, se non avessimo l'adipe che non ha una funzione esclusiva di riserva energetica, soprattutto sul viso, avremmo un aspetto decisamente diverso e poi un rapporto con il mondo esterno anche in termini di potenziali traumi molto diverso. Perché l'adipe ci protegge da eventuali traumi, da impatti, da cadute, da botte, per intenderci. E poi svolge ovviamente la funzione di riserva energetica, perché nel momento in cui noi andiamo incontro a una situazione di deficit calorico, cioè quando le nostre calorie introdotte sono inferiori rispetto a quelle consumate, non andiamo incontro subito a una crisi energetica interna, ma possiamo andare ad utilizzare le riserve. E quando consideriamo il nostro dispendio energetico, quindi dobbiamo tenere presente alcuni aspetti che riguardano il dispendio energetico totale, dobbiamo tenere in mente alcuni aspetti che riguardano non solo il metabolismo basale, quindi quanto io consumo, come abbiamo detto, anche semplicemente mentre sto dormendo, anche se per qualunque motivo mi trovo in uno stato comatoso, ma il dispendio energetico e non solo il dispendio energetico d'attività fisica o movimento e per qualunque tipo di attività, anche mettere a posto in casa, pulire, sistemare, fare le scale, andare a piedi negli spostamenti, tutti elementi che poi contribuiscono al nostro dispendio energetico, ma c'è un terzo elemento che viene costantemente in realtà dimenticato e che ha un effetto molto importante che poi si traduce in maniera significativa, soprattutto per quanto riguarda l'effetto che alcuni trattamenti dietetici possono avere sulla nostra salute, e questa è la termogenesi indotta dalla dieta, cioè per dirla in maniera estremamente semplice, un consumo di calorie che deriva dall'introduzione degli alimenti. Quindi una parte delle calorie che consumiamo dipende dagli alimenti che ingeriamo. Questo, sempre cercando di andare a semplificare, fa sì che ci sia un punto ideale in cui il consumo calorico, in un certo senso, in diversi sensi, viene stimolato da quanto noi mangiamo, sia perché la restrizione calorica attiva, e poi lo vediamo, dei meccanismi di risparmio energetico, sia perché proprio l'introduzione di cibo provoca il consumo di calorie. E quindi esiste poi un certo plateau, cioè un limite oltre il quale non ha più molto senso ridurre le calorie introdotte. E il metabolismo basale, dicevamo che quindi rappresenta la parte più grossa del nostro dispendio energetico totale, e fino al 60-75%, perché appunto noi in qualunque momento consumiamo calorie, a prescindere da quello che stiamo facendo, anche se siamo fermi seduti sul divano. Certo, non è quello che dobbiamo pensare o ideare o strutturare nella composizione della nostra giornata, però poi di fatto è così. Anche solamente nello stare fermi noi consumiamo energie. Noi lo misuriamo attraverso calorimetria diretta o indiretta e lo vediamo brevemente. Il termine calorimetria indica appunto come attraverso reazioni biochimiche all'interno dell'organismo possiamo misurare il calore che siamo in grado di produrre e quindi per misura diretta o indiretta le calorie che consumiamo. La calorimetria diretta misura direttamente il calore emesso dal soggetto e si basa fondamentalmente sul principio per cui i processi metabolici del nostro organismo vanno a produrre del calore. Richiede l'utilizzo di una camera metabolica, che rende possibile la misurazione del calore, che viene fatto soggiornare all'interno della camera per 24 ore. È chiaro che, uno strumento di questo tipo viene utilizzato fondamentalmente per motivazioni di ricerca. E per esempio, camere metaboliche, potete capire anche la difficoltà
di creare una camera metabolica di questo tipo e richiede una competenza ingegneristica molto elevata e in Italia, ad esempio, in ambito di ricerca, per esempio nella ricerca di cui mi occupo io, quindi la ricerca di ambito alimentare endocrinologico, noi in Sapienza non abbiamo una camera metabolica anche se la desidereremmo tanto, per esempio ce l'hanno a Pisa. E dove sono stati in grado di costruire una camera metabolica e potete capire tutte le implicazioni che questo può avere in termini di studio sull'alimentazione, sugli effetti del cibo sul corpo, sul consumo calorico. E, la camera si basa sul principio, anche se poi ovviamente l'evoluzione delle camere metaboliche, grazie a strumenti tecnologici più complessi, ha fatto evolvere rispetto a quello che era il principio di partenza, però si basa sul principio di Lavoisier relativo alla trasformazione dell'energia. Lavoisier inventò un calorimetro a ghiaccio e dimostrò che la presenza di un animale aumentava la quantità di acqua che si formava e quindi la quantità di ghiaccio che veniva fuso nell'unità di tempo. Quindi il calorimetro di Lavoisier è un calorimetro a camicia di ghiaccio e considera che per la fusione di un chilo di ghiaccio corrono 80 calorie e quindi la produzione di calore da parte dell'animale può essere calcolata dalla quantità di ghiaccio che viene prodotta. Invece poi il primo calorimetro diretto, la prima camera calorimetrica, è una camera isolata dove il soggetto si può muovere, fu costruito fondamentalmente dalla collaborazione di più branche, come dicevamo prima, perché anche adesso, per esempio, quello di Pisa ha un'opera, è un'opera anche ingegneristica, mi è capitato di vederlo raccontato in un convegno, almeno credo che ci sia ancora, perché l'ho visto qualche anno fa, e in questo caso fu costruito da un chimico e da un fisico. E qui lo vedete rappresentato cioè, in maniera schematica e insomma, poi potrete visionare il materiale un pochino tecnico come struttura però permette potenzialmente al soggetto di rimanere dentro a svolgere attività normali, mentre nel frattempo attraverso la misura di reazioni chimiche è possibile calcolare quello che accade dal punto di vista della produzione calorica. E ovviamente quando noi andiamo a misurare il consumo calorico in questi modi abbiamo dei vantaggi estremi in termini di precisione e in termini di misura realistica e reale, cioè non solo realistica, ma reale di quello che è il consumo calorico e viene utilizzata tant'è come metodica di riferimento per validare, cioè per capire se le altre metodiche sono precise e accurate le altre metodiche che vengono utilizzate. Per quanto riguarda gli svantaggi, come vi dicevo, ha un costo molto elevato e ha delle difficoltà ovviamente legate al complesso funzionamento degli impianti, richiede l'interazione di operatori esterni, non solo nella sua ideazione e strutturazione, cosa non affatto banale, ma anche dal punto di vista del suo funzionamento. E è ovviamente restrittiva per il soggetto nella misura in cui poi il soggetto deve rimanere là dentro. È utile soprattutto per i soggetti sani, perché i soggetti con patologie, sia per questioni logistiche, sia per questioni di impatto poi sulla necessarie terapie, è più complesso. E poi ha delle tempistiche di esecuzione elevate. Questo lo rende ovviamente non applicabile in pazienti che hanno, per esempio, patologie alimentari o nutrizionali. Nell'ambito dell'attività clinica, per esempio, per noi non sarebbe utilizzabile nella clinica quotidiana, ma inevitabilmente siamo costretti a utilizzare altri strumenti quando abbiamo la necessità, dal punto di vista clinico, di misurare il metabolismo. La calorimetria indiretta si basa invece su principi legati alla termochimica respiratoria, cioè l'organismo
voi sapete, che ricava energia mediante l'ossidazione, cioè mediante reazioni chimiche su substrati energetici contenuti negli alimenti, in cui poi viene consumato ossigeno e prodotta anidride carbonica al termine di queste reazioni chimiche che ci permettono la produzione di energia. Quindi possiamo in maniera indiretta misurare il consumo energetico basandoci sul consumo di ossigeno e sulla produzione di anidride carbonica e sull'escrezione urinaria di azoto. Perché fondamentalmente nella equazione che va a misurare tutti gli elementi che sono coinvolti dal punto di vista chimico nella produzione e nel consumo di energia, questi sono i grandi attori tra ossigeno, anidride carbonica e azoto. E quindi fondamentalmente si tratta di risolvere un'equazione avendo noti alcuni elementi, l'incognita diventa la parte calorica e quindi abbiamo la possibilità di calcolare in maniera per l'appunto indiretta il metabolismo. Qui vi ho messo la formula, anche se insomma immagino che vi interessi relativamente. In ogni caso si utilizza l'equazione di Weyl che attraverso la misura dell'ossigeno e della CO2, quindi il volume dell'ossigeno e il volume della CO2, possiamo per l'appunto risolvendo l'equazione arrivare a calcolare M, cioè il dispendio energetico, il metabolismo basale. Si può viene fatto eliminare la variabile dell'azoto, che come dicevamo viene misurato dall'azoto delle urine, e quindi eliminare, in quanto lo consideriamo trascurabile, l'effetto del metabolismo proteico, okay? Perché voi sapete che i substrati energetici in realtà non sono solo carboidrati e grassi, ma anche le proteine possono essere utilizzate come substrato energetico. Le proteine apportano energia e le reazioni chimiche che portano alla produzione di energia producono azoto, che viene poi eliminato con le urine. Capite bene che dal punto di vista della misurazione diventa molto più facile se possiamo considerare semplificata l'equazione eliminando un elemento difficile come quello della misurazione dell'azoto delle urine. Per cui utilizziamo delle calorimetrie indirette a circuito chiuso con la misura del consumo del solo ossigeno e il calcolo delle calorie tenendo conto come equivalente termico per litro di ossigeno 4,82 kcal, e può essere utile se vogliamo calcolare il dispendio energetico senza andare a capire quali sono poi le tipologie di nutrienti che vengono ossidati, cioè quell'organismo per avere quel metabolismo, per consumare queste calorie, quali substrati energetici sta consumando. Si può utilizzare a livello ambulatoriale in maniera abbastanza semplice e ci permette appunto di avere una stima, per quanto indiretta, abbastanza precisa di quello che è poi il consumo calorico. Il metodo del circuito chiuso impiega uno spirometro, cioè uno strumento dentro il quale noi respiriamo, riempito con ossigeno puro. A ogni respiro, quindi lo spirometro va a rimuovere la CO2 contenuta nell'aria espirata e la differenza tra il volume iniziale e quello finale di ossigeno all'interno dello spirometro quantifica il consumo durante la prova. Questo metodo è utile solamente al riposo e ha dei limiti che derivano fondamentalmente dalla resistenza del circuito nel muovere grandi volumi di aria e la CO2 è talmente elevata nel caso di situazioni in cui abbiamo esercizi intensi che non potrebbe essere assorbita dalla calce, dalla soda. Abbiamo poi invece un metodo che è quello del calorimetro indiretto a circuito aperto che misura il consumo, che è quello che utilizziamo noi in ambulatorio, che
non tra l'altro neanche per tutti i pazienti, ma che misura il consumo di ossigeno e dell'anidride carbonica facendo un calcolo del cosiddetto quoziente respiratorio e delle chilocalorie attraverso il calcolo poi indiretto che vengono consumate all'interno della giornata. Il paziente respira quindi dentro un casco trasparente, ventilato, e i campioni prelevati del gas espirato sono misurati in tempo reale. Questo ci permette di avere un tracciato dei fluidi respiratori per come sono consumati e utilizzati. In alternativa, l'aria può essere raccolta in un sacco, il cosiddetto sacco di Douglas, e successivamente poi può essere analizzato. Il quoziente respiratorio, quello di cui parlavo prima, è il rapporto tra la CO2 che viene prodotta dall'individuo e l'ossigeno consumato. È un parametro quindi che può essere utilizzato per valutare la miscela metabolica utilizzata sia a riposo sia durante l'esercizio fisico. Infatti, noi sappiamo che la metabolizzazione dei diversi substrati produce quantità diverse di anidride carbonica e richiede quantità diverse di ossigeno, per cui avremo dei quozienti respiratori che variano e che sono tanto più bassi quanto più sono consumati grassi, tanto più alti quanto più sono consumati carboidrati e diciamo, una via di mezzo le proteine. Ok, e oltre alla misurazione attraverso la calorimetria, il metabolismo basale può essere, per fortuna, perché in realtà poi così viene fatto nella stragrande maggioranza dei casi, stimato attraverso delle cosiddette equazioni predittive, che partono da alcuni parametri del soggetto preso in esame e che poi arrivano attraverso, insomma, equazioni che hanno misurato su molti soggetti a valutare il metabolismo basale. La principale, la più famosa, quella che viene utilizzata di più è la Harris-Benedict, che prende in considerazione in realtà solamente il peso, l'altezza e l'età. Ovviamente capite bene il limite di un'equazione di questo tipo che non tiene in considerazione un elemento fondamentale come per esempio la massa magra, e infatti ce ne sono altre che ci permettono di utilizzare anche altri fattori di predizione, come per esempio quella che poi viene utilizzata di più in ambito clinico, perlomeno che spesso ci troviamo a utilizzare noi, la Cunningham, che ha come misura delle chilocalorie giornaliere del metabolismo anche la massa magra, per cui non abbiamo esclusivamente elementi che possono avere una variabilità enorme anche all'interno degli stessi gruppi, ma per esempio possiamo capire come quanto è diverso lo stato metabolico dal punto di vista del consumo calorico per una persona molto allenata o per una persona che si trova in una condizione di scarsa presenza di massa muscolare, come addirittura magari anche di sarcopenia. Questa è l'equazione di Harris-Benedict, che ci permette di utilizzare, come dicevamo, solamente il peso, l'altezza e l'età, e che ci restituisce un metabolismo basale. Questo è un esempio con un maschio di 16 anni che è alto 170 cm, che pesa 70 kg, e alla fine, inserendo le variabili all'interno dell'equazione, possiamo ricavare quello che è il metabolismo basale. Metabolismo basale lo potete fare anche voi, insomma, l'equazione per le ragazze, insomma, non è molto diversa, ricordandosi sempre che queste 1770 calorie equivalgono a quello che noi consumiamo se stiamo immobili nel letto in stato comatoso. Cioè, quindi capite bene che spesso molte delle diete di cui sentiamo e leggiamo hanno degli apporti calorici francamente insufficienti perché appunto ci troviamo di fronte a un metabolismo che solamente per svolgere le sue attività quotidiane richiede 1770 calorie.
L'età è uno dei fattori principali che è presente praticamente in tutte le equazioni predittive, che viene comunque inserito anche in tutte le equazioni che poi vanno ad utilizzare anche le misurazioni più dirette come le calorimetrie, perché l'organismo modifica le sue richieste energetiche nel corso della vita. Il fabbisogno energetico tende a diminuire per motivi che sono legati sicuramente sia alle modifiche del metabolismo stesso, soprattutto dal punto di vista ormonale, per esempio, sia al cambiamento della composizione corporea. Il metabolismo quindi evolve e cambia a seconda di quello che poi sono le caratteristiche. Tuttavia, se andiamo a vedere l'evoluzione del metabolismo nel tempo, possiamo dire con discreta sicurezza che in un arco di tempo che consideriamo quello della vita lavorativa più attiva, no? Insomma, che riguarda più sicuramente gli insegnanti che mi stanno ascoltando più che gli studenti. Voi siete in un momento non lavorativo, gli studenti di formazione come individui come persone, prima ancora che come poi lavoratori, insomma, siete sicuramente in un momento di formazione e anche dal punto di vista fisiologico, chimico, biochimico, rispetto a quello che è il consumo calorico, siete ancora in una fase in cui si ha una situazione diversa di quello che è il momento tra i 20 e i 60 anni. In realtà poi il momento lavorativo si è decisamente allungato, però consideriamo la vita adulta più attiva, questa fase dai 20 ai 60 anni, lo vediamo misurato nella linea gialla in quella porzione che va orizzontale. Quindi in realtà quando, di nuovo mi rivolgo in questo caso soprattutto agli insegnanti, capita di sentire riferimenti a età come i 30 o i 40 anni o i 50 anni in cui uno dice mi è cambiato il metabolismo, è molto più probabile ed in genere succede sempre che quando poi si va ad indagare quello che è il cambiamento della vita delle persone, ci si accorge che per esempio, per quanto sia vero che intorno ai 20 anni magari rispetto a quello che sono il metabolismo di 15 anni, possiamo avere una modifica. In genere questi momenti di passaggio, come i 25, i 20, i 30 o i 50, che vengono percepiti dalle persone come un abbassamento del metabolismo, corrispondono anche a cambiamenti nello stile di vita. Cioè, quindi poi indagando nella vita del paziente emerge che la percezione è quella di un metabolismo cambiato, ma poi la quotidianità è quella dove prima magari si faceva uno sport a livello agonistico, e quindi si consumavano tante calorie nel corso della propria quotidianità e poi si interrompe. Quindi lì in quel caso il problema non è il che il metabolismo è cambiato, è che è cambiato lo stile di vita. E quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questo nella gestione della nostra quotidianità. E è chiaro che però esistono delle modifiche, infatti le vediamo, qui vedete da un anno fino a 20 anni. C'è un picco, no? Di energia e anche poi dopo i 60 anni c'è un declino del consumo energetico. Se si confrontano i valori di metabolismo per chilogrammo di peso, si osserva come un bambino di un anno di circa 10 kg abbiamo un consumo per ogni chilo di peso corporeo di 60 calorie, mentre in un uomo di età maggiore di 65, per esempio di 65 kg e di 1,70 m di altezza, il metabolismo è pari a 21 calorie. Quindi magari poi il metabolismo è mediamente 3 volte superiore, anche se poi come quantità assoluta non sono così diversi, perché ovviamente l'uomo di 75 anni pesa molto di più. Quindi, con l'età il valore del metabolismo basale tende a diminuire, e questo accade soprattutto a causa della diminuzione della massa muscolare. Dopo i 70 anni, infatti, c'è un decremento della massa muscolare, infatti, c'è una patologia che sta, diciamo, di cui sta aumentando l'interesse dei clinici, che è la sarcopenia, che deriva proprio da una carenza di massa magra. E dobbiamo tenere presente che nella prevenzione delle patologie dell'età
della seconda metà della vita, ma in generale dell'età anziana, il mantenimento della massa magra è un elemento fondamentale che quindi dovremmo tenerlo bene in considerazione, soprattutto perché sia sicuramente c'è una ridotta capacità dell'organismo di sintetizzare quelle proteine che vanno poi a costituire i muscoli, ma molto dipende anche dal ridotto utilizzo di questi muscoli. Per le donne c'è un altro momento di passaggio molto importante che è la menopausa, perché oggettivamente dal punto di vista ormonale noi possiamo considerare l'età dopo la menopausa come un'età completamente diversa dal punto di vista ormonale. E dal punto di vista ormonale gli effetti della fase di fertilità di una donna sulla composizione corporea e sul metabolismo energetico, e di conseguenza anche sul metabolismo energetico, sono molto importanti. Dopo la menopausa, il grasso tende, per esempio, ad accumularsi sull'addome e non più sulle cosce, in maniera più ginoide, come viene definito. E inoltre, ossa e muscoli tendono a perdere parte della loro composizione e della loro forza. Questo avviene maggiormente per le donne che prima della menopausa seguivano una vita sedentaria. Di conseguenza, anche il metabolismo, in conseguenza della riduzione della massa magra, subisce inevitabilmente una riduzione. Per quanto riguarda, l'abbiamo accennato prima, la termogenesi indotta dalla dieta, questa, come potete vedere, rappresenta una parte significativa del metabolismo energetico, nel senso che non dobbiamo trascurare quanto il consumo di calorie poi vada a incidere sul scusate, l'apporto di calorie poi vada a incidere sul consumo stesso. Ovviamente dipende strettamente dalla tipologia di alimenti assunti, le proteine hanno la termogenesi maggiore, che va dal 10 al 35%, però che vedete alla fine come range si tocca rispetto a quello che è sicuramente più basso, però è dal 5 al 10%, e i lipidi ancora più basso, dal 2 al 5%. Questo non significa che dovremmo mangiare solo proteine, perché così stimoliamo la termogenesi indotta dalla dieta, perché come tutti i fenomeni arriva a un plateau, che è quello fondamentalmente del consumo corretto di calorie. Quando noi abbiamo il calcolo del dispendio energetico, dobbiamo considerare inevitabilmente quello che consumiamo, come dicevamo, durante l'attività fisica. E come facciamo a misurarlo? Lo facciamo attraverso l'utilizzo dei LAF, cioè una grandezza che noi utilizziamo per modificare il metabolismo basale, misurato attraverso alcune delle metodiche che magari abbiamo visto, misurato o stimato attraverso le metodiche che abbiamo visto. E quindi io, sulla base della sedentarietà o dell'impegno motorio che ho all'interno della giornata, posso andare a calcolare il mio LAF. Quindi mettiamo conto che uno abbia una stile di vita particolarmente attivo, e allora abbiamo un LAF che può anche essere oltre il 2. Se invece abbiamo uno stile di vita particolarmente sedentario, poco attivo, abbiamo un LAF di 1,4. A quel punto andiamo a moltiplicare il nostro metabolismo basale per il LAF. Quindi noi, prendendo l'esempio di prima, in cui abbiamo un metabolismo di 1750, anche se abbiamo uno stile di vita sedentario, quel 1750 lo dobbiamo moltiplicare quasi per una volta e mezzo, per cui capite bene come, appunto, basarsi esclusivamente sulla misurazione del metabolismo basale possa essere fuorviante per quanto riguarda poi la misurazione di quelle che sono le nostre necessità energetiche. Ok, per quanto riguarda invece la misurazione di quelli che sono le componenti dell'attività fisica, si utilizzano delle unità di misura che sono i MET, cioè i Metabolic Equivalent Task. Il MET
indica il costo energetico di ogni tipo di attività fisica e si calcola sulla base della quantità di ossigeno consumata a riposo in un minuto. E quindi noi poi, a seconda delle attività che possiamo misurare, per esempio con l'utilizzo di questionari, andiamo a costituire i diversi livelli di attività fisica, moltiplicando poi il consumo calorico per il tempo che questo va a praticare questa attività. Per esempio, se noi dobbiamo misurare la pratica del nuoto di una persona che pesa 53 kg per 60 minuti, andiamo a verificare che il consumo calorico per ora è di 7,10 e moltiplicandolo per il peso otteniamo le calorie consumate durante un'ora. Altri esempi che possiamo vedere sono quelli di una passeggiata lenta per un'ora e poi di scendere le scale per un'ora. E nel momento in cui dobbiamo fare il calcolo finale, come vedete, andiamo a moltiplicare, ritornando all'esempio di prima, un giovane ragazzo di 70 kg dell'età di 16 anni che ha un metabolismo basale di 1770, lo dobbiamo moltiplicare per il LAF, un LAF da 1,6, quindi un LAF di una persona non particolarmente attiva dal punto di vista dello sport, ci porta poi a un metabolismo. Un dispendio energetico totale finale che comprende anche l'attività fisica, che appunto ci dà un risultato ben diverso da quello iniziale, perché sono quasi, cioè, più di 1000 calorie in più, 2832. Quando noi poi consideriamo le calorie, non possiamo fare a meno di tenere in considerazione quelle che sono i valori non solo delle calorie consumate, ma anche delle calorie che andiamo a ingerire. E nella valutazione di queste calorie sappiamo che la storia della misurazione delle calorie inizia fondamentalmente con Wilbur Atwater, che andò a misurare il calore generato dalla combustione dell'alimento, in cui si va a misurare attraverso conoscenza del dato dell'ossigeno, il riscaldamento dell'acqua. Il principio è quello di inserire una quantità nota di combustibile all'interno di una camera satura di ossigeno e il processo poi di combustione viene innescato da un dispositivo interno. A seconda della quantità di calore che viene ceduto all'acqua, abbiamo la registrazione della variazione di temperatura ed è quindi possibile calcolare il valore, del combustibile. Quando noi consideriamo i macronutrienti, in genere c'è sempre una predisposizione naturale dettata anche dal marketing per il consumo di proteine, che consideriamo per qualche mistero, o meglio, per il mistero del marketing, meno caloriche. In realtà, noi vediamo che i macronutrienti, che sono così chiamati perché vengono assunti in quantità maggiore rispetto ai micronutrienti, abbiamo i grassi, che sono quelli che apportano senza dubbio la quantità maggiore di calorie, e che sono 9 calorie per grammo. Le proteine, che apportano 4 calorie per grammo, il rapporto poi viene sempre misurato in relazione anche a quella che è la nostra capacità di assorbire quelle calorie del processo di digestione, e poi i carboidrati. Carboidrati che forniscono esattamente le stesse calorie delle proteine, perché al netto poi della nostra capacità di assorbirle abbiamo un risultato calorico che combacia con le calorie per grammo che produciamo con le proteine. Come dicevamo, la convinzione deriva fondamentalmente da questioni legate al marketing. Le diete low carb funzionano, cioè le diete a basso contenuto di carboidrati, funzionano fondamentalmente nel breve periodo, più delle diete a contenuto di
a basso contenuto proteico, che non hanno lo stesso risultato di marketing, senza dubbio, perché nel brevissimo periodo danno spesso una perdita non tanto di adipe quanto di peso, perché il glicogeno, che è la struttura chimica, diciamo, biochimica con la quale viene accumulato il glucosio, quindi lo zucchero, si trova legato all'acqua e quindi nel momento in cui noi abbiamo una perdita di glicogeno a seguito di un'introduzione scarsa di carboidrati, abbiamo anche una perdita di acqua e inevitabilmente se saliamo sulla bilancia possiamo trovare anche qualche chilo in meno dopo relativamente poco, ma non siamo effettivamente dimagriti, non è diminuito la riserva adiposa. E quando parliamo di bilancio energetico, inevitabilmente ci ritroviamo a fare i conti, cioè i cosiddetti conti, i conti della serva, insomma, quelli che poi ci dicono se abbiamo un bilancio energetico che è isocalorico, quindi un'energia introdotta pari all'energia spesa, un bilancio ipercalorico o ipocalorico a seconda che l'energia introdotta sia maggiore o inferiore rispetto alla spesa. Se il bilancio è in pari peso, non varia. Al contrario, nelle altre due condizioni, il peso tende ad aumentare o diminuire per l'aumento dell'accumulo di riserve energetiche. Ma ha senso soffermarsi solamente sulle calorie introdotte? Allora, diciamo che l'aspetto della forma corporea, della composizione corporea, legato soprattutto all'aderenza a modelli estetici, è molto presente nelle nostre quotidianità. Però, quando vogliamo ridurre il peso, si tende a ridurre la quantità di cibo introdotta. E dimentichiamo che questa è l'unica, non è l'unica componente che influenza il bilancio energetico, perché l'attività fisica è in realtà la componente più variabile sulla quale possiamo agire moltissimo. E se consideriamo il bilancio energetico e quindi questa bilancia tra entrate e uscite con le calorie assunte con l'alimentazione e le calorie bruciate durante l'attività fisica, dobbiamo sempre tenere presente che sulle entrate e sulle uscite non agisce solamente, diciamo, una parte di scelta in cui noi banalmente decidiamo quanto consumare e quanto ingerire, perché esistono dei fattori economici, psicologici, culturali e sociali che rendono questo bilancio molto più complesso e in ampia parte, non in tutta, perché in larga parte noi possiamo agire sul nostro bilancio energetico, però c'è una parte di questo bilancio energetico sul quale, o almeno dei fattori che contribuiscono a questo bilancio energetico, sui quali noi non possiamo agire. E se noi consideriamo che spesso effettivamente con il cibo si assumono più calorie del dovuto e di conseguenza le calorie si trasformano in grassi, di riserva, in tessuto adiposo di riserva, non in grassi nel senso come nutriente, dobbiamo inevitabilmente considerare che il bilancio energetico si costituisce anche dello svolgimento di una regolare attività fisica che aiuta ad incrementare il dispendio energetico totale, consapevoli di tutti i limiti e delle difficoltà del caso. Inoltre, l'attività fisica è vero che consente di mantenere la massa muscolare, che, come abbiamo detto, è un fattore determinante per la definizione di quello che è il nostro consumo calorico. Ma questo non dipende solamente dall'effetto di incremento sulla massa magra, quindi proprio dall'aumento della nostra massa muscolare, anche perché per quanti di voi vanno in palestra e hanno provato, sapete bene che non è che sia proprio facilissimo aumentare la propria massa muscolare, insomma è una cosa complessa, non banale, ma anche sull'effetto che ormoni e metaboliti svolgono sul nostro corpo quando compiamo il cosiddetto esercizio controresistenza, cioè ci opponiamo a forze opposte, esercitando sforzi muscolari. Inoltre, dobbiamo considerare un aspetto fondamentale. Se non ci occupiamo del dispendio calorico, ma ci concentriamo solamente sull'apporto e quindi ci sottoponiamo a diete particolarmente restrittive, il nostro organismo entra in quello che è una modalità di emergenza, quello che trovate sui vostri cellulari, che immagino non starete utilizzando in questo momento perché sicuramente a scuola non li utilizzate.
come modalità di risparmio energetico, cioè il nostro organismo dice: ok, che sta succedendo? In questo momento mi arriva pochissima energia, io ho bisogno dell'energia per vivere, mi metto in modalità risparmio energetico. Come voi quando siete in giro fuori e vedete che avete il 5% di batteria, mettete la modalità risparmio energetico perché volete arrivare a casa. E questo è molto comune nella situazione in cui le persone si sottopongono a diete eccessivamente restrittive e in un attimo possono subire questo tipo di percorso perché si ritrovano a riuscire a seguire la dieta molto restrittiva per poco tempo, a cui segue una fase che molto spesso è di disinibizione, cioè una fase in cui uno dice: vabbè, ho fatto la dieta, o basta, però quando si riapproccia all'alimentazione, si riapproccia con un metabolismo che è quello del risparmio energetico. E quindi si ritorna alla sua alimentazione normale dopo un periodo in cui ha mangiato pochissimo. E nella maggior parte dei casi, per fortuna, dopo un po' il corpo si riabitua e uno magari ricomincia la propria vita e piano piano perde anche quegli eccessi adiposi, e ritorna alla propria naturale composizione corporea, che può essere più o meno, con più o con riserve adipose più o meno grandi. Però può succedere anche che uno invece dice: ok, ho preso il peso, allora ricomincio, e a forza di diete restrittive può arrivare fino a una condizione anche di obesità grave. Teniamolo in considerazione il fatto che noi possiamo agire sul bilancio calorico solo fino a un certo punto e che ci sono quindi delle cose che sfuggono al nostro controllo e che dovremmo cercare come società di modificare insieme, banalmente tenendo presente che alcune delle scelte sono molto difficili per alcune persone, per esempio muoversi a piedi, non è facile per tutti, non è facile in tutte le città, non è facile in tutti i contesti e dovremmo cercare di incentivare questa possibilità per le persone. Questo schema molto complesso riguarda la prevalenza e l'eziopatogenesi dell'obesità. Voi vedete sulla destra obese and overweight, che la percentuale, la prevalenza, e sulla sinistra tutte le cause. Come vedete, tutti i fattori che poi portano alle cause individuali, che è la penultima colonna partendo dalla destra, quindi il dispendio calorico e il food intake, cioè la densità nutrizionale, cioè quante calorie ci sono in quello che mangio, abbiamo una serie di elementi, di fattori cerchiati in rosso, che non riguardano in maniera diretta la nostra capacità decisionale, perché banalmente i sistemi di urbanizzazione, di trasporto sfuggono al nostro controllo e questo dobbiamo tenerlo ben presente quando tendiamo a stigmatizzare le persone magari per una difficoltà di mantenere un certo bilancio calorico, sulla quale, ripeto, possiamo agire, ma entro certi limiti. Adesso ci arriviamo, la domanda la riprendo alla fine quando mi è arrivata una domanda, ma la riprendo alla fine. Per cui, questo riguarda l'eziopatogenesi dell'obesità ed è legato anche ai meccanismi cioè evolutivi che hanno portato alcune persone a sviluppare un corredo genetico che fondamentalmente, vedete nella grafico A, vedeva dei momenti di abbondanza, tra virgolette, di assenza di carestia, come alternati a dei momenti di carestia, famine e no famine. Famine vuol dire carestia. In un'epoca pre-industriale c'erano delle carestie periodiche, quindi gli individui tendevano ad accumulare calorie, e quindi riserve energetiche in attesa di una carestia che poi arrivava. Questo perché la linea tratteggiata era la linea della sopravvivenza e gli individui che corrispondono alla linea rossa sopravvivevano proprio in base alle riserve energetiche che erano in grado di accumulare. Oggi, in cui per fortuna, almeno per ora, speriamo mai, speriamo che riusciremo ad affrontare il grande tema del surriscaldamento globale, della crisi climatica, non ci sono carestie, e verosimilmente non ci saranno mai nella nostra società, per fortuna, non arriva mai il momento della carestia. E dal punto di vista del bilancio calorico, quindi le persone che hanno più capacità degli altri di accumulare riserve adipose, che non mettono in atto delle contromisure in termini di equilibrio energetico, e che hanno una continua disponibilità di cibi ad alta densità energetica anche maggiore rispetto a quello che era
la società preindustriale, inevitabilmente c'è un accumulo adiposo che va avanti e che noi attribuiamo a pigrizia o ingordigia, ma che in realtà fa riferimento a problematiche più ampie, sia dal punto di vista biochimico, sia dal punto di vista sociale. E quindi è bene ricordare che noi, ripeto, possiamo agire sul nostro bilancio calorico, banalmente, avendo cura prima di iniziare qualunque tipo di dieta, di dire: ma io faccio attività sportiva? Ma io dentro la mia quotidianità mi muovo al massimo delle mie possibilità, oppure abito a 10 minuti a piedi, ma vado in macchina a scuola. Ma io faccio sport? Oppure in questo momento non faccio nessuno sport e mi sottopongo a una dieta? E che senso ha? Questo non significa, ripeto, deresponsabilizzare o credere di non poter fare qualcosa. Anzi, ma è uno stimolo per cercare di migliorare la quotidianità, cioè i piccoli gesti quotidiani, senza necessità di sottoporsi a trattamenti una tantum che nel lungo periodo rischiano di farci del male proprio per il me complesso meccanismo di gestione delle calorie che abbiamo visto. Per far quadrare i conti, non dobbiamo quindi ossessivizzarci o concentrarci più di tanto sui calcoli che abbiamo visto fino adesso, che ripeto, ci interessano dal punto di vista nozionistico e magari interesseranno chi di voi poi avrà piacere di considerare questi aspetti da un punto di vista professionale. Però conviene lasciare questi calcoli appunto a chi se ne occupa per professione, e lavorare invece di più su una costruzione dello stile di vita all'interno del proprio contesto, ragionando di lungo periodo e considerando la costruzione dello stile di vita come un pellegrinaggio in cui noi dobbiamo trovare un passo sostenibile. Quindi non pensare: io questa settimana mangio la metà di quello che mangio di solito, perché per tutti i meccanismi complessi che abbiamo visto, questo può non essere neanche particolarmente efficace in termini di dimagramento se non nel brevissimo periodo. Conviene piuttosto dire: ok, mi siedo a tavolino e vedo com'è la mia vita. Io vado al lavoro a piedi, in macchina. Posso andarci a piedi? Non posso perché abito a 10 km di distanza. Benissimo. Allora, posso parcheggiare a 2 km di distanza? Perché se lo posso fare mi faccio un gran bene a camminare tutti i giorni, mezz'ora, 30 minuti, 40 minuti. E quella piccola attività quotidiana ripetuta per ogni giorno della mia vita ha molto più impatto di quella dieta che seguo eccessivamente restrittiva per 2 settimane, che ha quegli effetti, tra virgolette, negativi sulla mia quotidianità. Poi posso anche andare da un nutrizionista o da un dietologo o da un dietista e avere delle informazioni su come migliorare il mio stile di vita dal punto di vista alimentare, perché magari banalmente sbaglio alcune composizioni o utilizzo troppi condimenti o le mie porzioni sono troppo abbondanti. Ma vi assicuro che nella mia esperienza, nella stragrande maggioranza dei casi, quello che poi si va a vedere è che la sedentarietà rappresenta uno degli aspetti su cui si lavora di meno e l'apporto calorico può essere sempre migliorato e limato, ma se ci occupiamo solo di quello potremmo avere dei risultati abbastanza deludenti per quanto riguarda la gestione della nostra salute e della nostra composizione corporea. Detto questo, prima di lasciare spazio alle vostre domande, vi parlo molto brevemente della iniziativa Cancro Io Ti Boccio. Ho visto che sono arrivate delle domande, adesso le leggo. Cancro Io Ti Boccio è un'iniziativa che porta avanti AIRC con ragazzi, bambini, studenti che vengono coinvolti in una bellissima attività di volontariato che comprende la distribuzione di arance, di miele e di marmellata, che ha lo scopo di finanziare la ricerca scientifica. Si partecipa a un'esperienza sia insomma che ha uno scopo nobile, sia che ovviamente poi diventa un'esperienza formativa per i ragazzi, per i bambini e anche ovviamente piacevole per tutti, per i docenti e i genitori coinvolti. E qui c'è l'indirizzo, ma insomma potete facilmente googlare Cancro Io Ti Boccio e finire sul sito dell'AIRC per avere informazioni in merito. Si svolgerà nel mese di gennaio 2023, in particolare nelle giornate di venerdì e 28, 27 e 28. Allora, vediamo insieme le domande.
Diana ci chiede: come possiamo tenere conto della complessità di tutti i fattori semplificando queste valutazioni mediche come mette l'AFCONAM con accorgimenti quotidiani che possiamo applicare anche alla nostra vita quotidiana? Penso più o meno di aver risposto, cioè la parte nozionistica ci interessa perché ci piace studiare, ci piace conoscere il mondo che ci circonda, ma poi quando andiamo a comporre la nostra quotidianità dobbiamo semplicemente cercare di seguire i dettami della dieta mediterranea, quindi ancora prima di fare una dieta chiederci: consumo 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno? Perché se non le consumo, parto da lì, anche perché consumare frutta e verdura non vuol dire solo consumare frutta e verdura, significa levare spazio ad altre cose. Se io non consumo tutti i giorni 5 porzioni tra frutti e verdura, allora come primo target mi darei quello. Ogni pranzo, ogni cena ci deve essere una porzione di verdura. Verosimilmente ogni pranzo, ogni cena ci deve essere un frutto e poi anche un altro frutto e poi magari anche un'altra verdura. Quanti possono dire di fare questa cosa in Italia? Penso molto pochi. Partiamo da lì. Faccio attività sportiva, 3 ore di attività sportiva a settimana, mi muovo, faccio 10.000 passi al giorno, che è il target che ci dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Già se io riuscissi a seguire queste 3 indicazioni, attività sportiva, consumo di frutta e verdura quotidiano, e movimento, quindi di questi famosi 10.000 passi al giorno, verosimilmente miglioro di moltissimo la mia quotidianità senza bisogno di parlare con nessuno tra i professionisti. Ok. Le società moderne potrebbero condividere con i paesi più poveri, dice Amedeo. Sì, sicuramente è vero che il nostro sistema produttivo di consumo porta allo svantaggio di alcuni sugli altri, però non credo che sia tanto questo il problema, quanto nel caso della società moderna, nello specifico, quanto più appunto il fatto che abbiamo difficoltà ad adattare la nostra biologia alla moderna società e che le soluzioni che ci vengono proposte molto spesso sono prodotti di consumo anch'essi e non tengono in considerazione il fatto che dobbiamo strutturare semplicemente in maniera diversa la nostra quotidianità. In una maniera che è spesso noiosa, faticosa, non particolarmente affascinante. Ok, invece c'è sempre ottima la metafora del pellegrinaggio, ti ringrazio. È bene mangiare la frutta prima o dopo un pasto, vi do questa notizia, la potete mangiare fondamentalmente quando volete, non cambia assolutamente nulla. E ci sono alcune persone che hanno delle difficoltà digestive nel consumare la frutta subito dopo il pasto, ma riguarda una sintomatologia specifica che hanno loro, ma la potete consumare assolutamente quando volete, prima, durante, dopo il pasto, come spuntino, non c'è nessun tipo di indicazione o di evidenza scientifica che segnali una necessità di consumo diversa o specifica. Non so se ci sono altre domande. Io per ora non ne vedo. Perfetto. Allora io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e non ci sono ulteriori domande, per cui ci vediamo. Ok, no, me ne è arrivata una, sì. Ah, un ringraziamento che vi devo grazie a voi. E, il percorso di studi per diventare medico specialista in alimentazione è un po' lo stesso percorso di qualunque medico specialista, quindi come si diventa cardiologi, si fa la laurea in medicina e poi si prende una specializzazione che dopo i 6 anni di medicina sono 4 anni di cardiologia. La stessa identica cosa è per l'alimentazione, che magari è un po' meno famosa come specializzazione, ma era la mia passione. Quindi dopo la laurea in medicina ho preso la specializzazione in alimentazione, che sono 4 anni di studio lavoro in ospedale come medico specializzando. La correlazione tra alimentazione e cancro. Ci sono diversi studi in corso e sicuramente quello che sappiamo è che la dieta mediterranea è quella più protettiva, quindi cercare di aumentare quanto più possibile il consumo di alimenti di origine vegetale, cercare di alimentare per quanto più possibile il consumo di alimenti di origine integrale.
cercare di mantenersi, ripeto, sempre per quanto possibile, sempre considerando i fattori che sfuggono al nostro controllo, quanto più vicini possibili al proprio miglior stato di fitness possibile, senza trascurare la salute psicologica e la salute sociale, per cui ridurre per quanto possibile l'ADIPE in eccesso, che ha un effetto di tipo infiammatorio e quindi di conseguenza anche su possibili insorgenze tumorali. Però, ripeto, se poi questo deve compromettere la salute sociale o psicologica e quindi danneggiare la nostra salute nel complesso, non ha molto senso. L'obiettivo quale dovrebbe essere? Guardare quali sono le proprie possibilità nel quotidiano, senza alibi, senza scuse, ma con consapevolezza, e poi cercare di applicarle nella costruzione di una quotidianità quanto più vicina possibile alla dieta mediterranea. Ok, una domanda, sono dei complimenti, vi ringrazio. Licia ci chiede perché lo Stato permette la vendita di alimenti che si sa sono dannosi, ma in realtà dal punto di vista degli alimenti nessun alimento di per sé è dannoso, è solo la frequenza e il consumo. Non so tu, Licia, ma io non ho nessuna intenzione di non consumare mai alimenti molto calorici come, non lo so, un buonissimo dolce o una buonissima pastarella. Semplicemente li voglio mangiare la domenica a pranzo con i parenti o il sabato sera quando esco con gli amici. Quindi non questi alimenti non sono dannosi, è che non sono quotidiani. La pizza è dannosa? No, la pizza può far parte di una sanissima dieta mediterranea. Se la mangio tutti i giorni, pranzo e cena diventa dannosa. In realtà, se dovessimo rimanere proprio sugli alimenti, ma non lo considererei nemmeno un alimento, l'unico che è dannoso, tra virgolette, sempre, perché non esiste una dose che non faccia male, è l'alcol. Consumare alcol, che tra l'altro ha un effetto sulla potenziale insorgenza di cancro, meno ne beviamo, meglio è. Però poi ci sono degli aspetti culturali, degli aspetti voluttuari, degli aspetti di piacere, di condivisione, degli aspetti sociali, per cui un consumo responsabile di alcol viene considerato ammissibile all'interno di uno stile di vita. Nonostante il mio consiglio ovviamente sia bevete il meno possibile, non bevete niente se potete, poi abbiamo inevitabilmente da mettere in atto questa cosa in relazione alla nostra quotidianità. Se ovviamente per quanto riguarda gli studenti che ci seguono, non è decisamente il loro caso, ma parlando con i docenti, se consumate un bicchiere di vino con un amico o un'amica o il vostro migliore amico, il vostro migliore amica o un vostro parente, la vostra salute aumenta o diminuisce? Dal punto di vista organico, sicuramente diminuisce, dal punto di vista della condivisione di un momento sociale di piacere, magari migliora. E quindi bisogna sempre fare un bilancio che non tiene conto solamente della biochimica, ma anche di aspetti psicologici e sociali. Allora, Elena, del liceo scientifico, chiede: gli integratori possono accelerare il metabolismo? Risposta breve: no, non ha nessun senso farlo, ma tra l'altro non è nemmeno necessario, perché, ripeto, prima di pensare agli integratori che ci accelerano il metabolismo, guardiamo un attimo a tavolino qual è la nostra quotidianità. Le mangiamo questi 5 frutti e verdure al giorno? Li facciamo questi 10.000 pasti al giorno? Andiamo, ci poniamo come obiettivo di fare sport 3 ore a settimana. Dopo che abbiamo fatto tutto questo, ritorna a chiedermi se gli integratori accelerano il metabolismo, perché prima non c'è senso. Non sostituiranno mai la pratica dell'attività fisica, non sostituiranno mai il consumo dell'alimentazione sana. Magari qualcuno può avere un qualche impatto, ma veramente trascurabile per quanto riguarda poi il mantenimento del buon stato di salute. Ok, perfetto. Vedo che anche Daek vi stanno dando le informazioni sulla conclusione del webinar, che sarà visibile su YouTube. Potete scrivere ulteriori domande. E niente, io vi saluto e vi auguro una buona giornata e vi ringrazio per l'attenzione.